Questa mostra di Marco Scozzaro è al contempo una mostra personale e una mostra collettiva. Nasce ovviamente per valorizzare la ricerca di Marco Scozzaro, autore cresciuto a Modena, e nel rintracciare le origini iconografiche della sua ricerca. Al tempo stesso, però, offre la possibilità, alle immagini di Marco Scozzaro di dialogare con altri autori. È stato scelto di ricostruire quelli che sono i collegamenti visivi che l'artista ha messo in atto nel periodo della sua formazione. E quindi, come si può notare dietro le mie spalle, la grande opera di Marco Scozzaro dialoga con una fotografia di Luigi Ghirri, con un'altra piccola immagine fotografica di Olivo Barbieri e addirittura con una figurina Panini della collezione Fiorucci. E quindi supporti differenti, utilizzi diversi, un'iconografia però che è molto simile, sono immagini ravvicinate, sono delle immagini che ci permettono di entrare all'interno del soggetto quasi astraendolo, ma in realtà mantenendo fede al principio referenziale della fotografia, come per esempio la fotografia dei flipper di Olivo Barbieri o la fotografia del mezzo busto femminile di Luigi Ghirri. E al contempo anche la figurina, che in questo caso viene nobilitata e messa a contatto con l'iconografia degli altri autori. Questo perché? Perché l'autore, che oggi vive negli Stati Uniti, pur essendo cresciuto a Modena, in virtù della sua lontananza da casa, ha ritenuto opportuno pagare debito, diciamo così, nei confronti di quegli autori che ha visto proprio nella sua città, proprio qui a Modena, proprio all'interno delle collezioni pubbliche e private modenesi e che sicuramente sono state fondamentali per la sua crescita artistica e professionale.